Io ho fatto un po' tutto, negli ultimi anni a Cittadella giocavamo uguale 4-3-1-2 e facevo il tre quarti, la seconda punta, a volte in casa quando la squadra voleva essere un po' offensiva, giocavo e facevo la mezzala un po' più offensiva, diciamo così la squadra partiva subito alta per attaccare ed è una cosa che mi piace. Mo il mister mi sta provando trequartista, ma come dici te, sono disposto a fare qualsiasi ruolo, basta che diamo un contributo alla squadra. Come vedo tutto, il mister e il suo staff stanno molto carichi come ognuno di noi, che hanno voglia di riscatto, di fare un anno importante, perché siamo consapevoli che stiamo cercando di fare le cose per bene, di essere responsabili perché sentiamo che c'è buon materiale in squadra. E quindi da questo punto di vista vedo tutti molti preparati, il mister e lo staff, anche c'è a livello di comunicazione ci parlano spesso e tutto. Poi sulla seconda di Felice, spero ci possa dare una grossa mano. Lo vedo molto bene a lui. Io sinceramente no, come ti dico, dici te, non sento rivalità perché non c'ho un ruolo fisso, a me, cioè, mi piace giocare ovunque. E niente, come ti dico, cercheremo di aiutare tutti la squadra dal punto di vista che vuole il mister. Dai che avevo già stato a casa, cioè nelle due squadre più importanti. Ed è sempre bello giocare Coppa Libertadores, però come ti ho detto quando pure c'era questa cosa di Perinetti, e vedo che stanno cercando di fare qualcosa come per ambizione, per puntare a qualcosa, un po' ti chiama la voglia di partecipare, come ti dico. Vedo ad Avellino come una piazza molto calda sudamericana, e questa cosa a noi ci ha una spinta. Giocare con pressione a volte ti fa dare il 100% e ti dà questa spintina. C'è un oggettivo, sicuramente c'è tanta ambizione in squadra, e come ti dico, ci sono anche giocatori di grandi, c'è un mix fra grandi e giovani, quindi bisogna avere la consapevolezza e la responsabilità che si deve far bene.